Certo che quando ero ragazzino io era tutto più bello. Quante volte, signori, abbiamo sentito... Casino la sedia. Abbiamo sentito queste parole dette da chiunque, che poi sono sostanzialmente un'immane cazzata, ecco, diciamo che è una cosa più che altro psicologica quella di dire che i miei tempi erano più belli dei tuoi. Semplicemente eravamo più giovani, c'era più, diciamo, spensieratezza, meno brutti pensieri, e quindi di conseguenza il tempo e il periodo era più bello. Quindi è una, diciamo che può essere, è una cazzata. Però quello che non è una cazzata è che oggettivamente ieri, o meglio qualche anno fa, anche 10 tipo, c'erano cose che oggi non ci sono più, cose che oggi mancano a tutti i ragazzini, quelli che hanno 11, 10, 12 anni, preadolescenti, e che noi della generazione dei millennials degli anni 90 siamo riusciti a goderci di più e siamo riusciti a immagazzinare nella nostra esperienza adolescenziale ed infantile. E sicuramente tra una di queste cose che manca oggi è che non c'è più i CD dentro le merendine e dentro i cereali. Non c'era cosa più bella, francamente, che andare a casa, aprire l'armadietto del cibo, delle cazzate, e vedere la scatolona di cereali con un buco in mezzo con dentro un CD. Ed era bellissimo, ad esempio, aprire la scatola delle merendine X e dentro, prima di trovare il pacco delle merendine, magari trovare il giochino di quella particolare serie. Ogni mese uscivano cagate diverse, con il relativo DVD, CD e gioco al suo interno. Era qualcosa di meraviglioso che oggi manca veramente tanto. Tra l'altro, dentro questi fantastici cereali si potevano anche trovare delle perle miliari senza tempo, come la demo di Desperados, un gioco fantastico che abbiamo portato in live diverse volte, ma anche delle demo di That's Wanted. Mi ricorderò sempre, si gioca dentro un supermercato di notte, quanta adrenalina che mi metteva e che gran figata che era. Oppure Bugs Bunny in viaggio nel tempo, uno dei primi giochi nella quale si imparava a ripassare veramente molto bene il Vangelo, che era veramente difficile. E oltre alle demo, ogni tanto appunto si trovavano altri giochetti più specifici, più diciamo fatti apposta per quella particolare merendina, quel particolare brand. E per, insomma, vendere meglio. Mi ricordo i fantastici Football Tiger, che non erano altro che dei giochini di calcio tipo esercitazioni di FIFA che venivano fuori con i cereali della tigre. C'era la versione blu e la versione rossa con esercizi diversi dentro, tra l'altro, una cosa veramente meravigliosa. Oppure il giochino di Toy Story che si chiamava Coni Caotici, venduto con i gelati Motta, un minigioco nella quale dovevi attraversare la strada dentro questi birilli coni per non farti vedere perché eri un giocattolo, no? Quindi era giusto che non ti vedessero. I Roteò e la magia dello specchio, per dire, della Ferrero. Oppure il gioco della Girella. Per comprare le assi che servono a ricostruire il ponte, devi darmi 15 monete d'oro. Figa, principalmente erano o demo belle o giochetti veramente, veramente stupidi e privi di troppo profondità, troppo gameplay, molto basici, ma allo stesso tempo molto belli. E andavano a periodi, come detto, no? C'era quel periodo che andavano di moda i motoretti e c'erano i giochi con i motoretti e i DVD con i motoretti, poi c'erano i Roteò, come cazzo si chiamavano, e c'era quel periodo che nelle merendine trovavi i Roteò nei cereali e i DVD i giochi dei Roteò. Volevo parlarvi di un gioco in particolare, in questo video, che sono, scusate, devo leggerlo perché è molto particolare il nome, gli Animotosi nella terra di Nondove. Questi io non so chi se li ricorda, chi no, siamo nel 2005 mi sembra, questi due CD che ho io degli Animotosi sono del 2005. Erano veramente, veramente qualcosa di spettacolare. Tra l'altro, dentro ai cereali o alle merendine, in questo caso, si trovava sia il DVD con al suo interno il film ufficiale degli Animotosi, e poi nelle altre merendine si trovava il gioco per vivere l'avventura del film degli Animotosi. Ma che cos'erano questi Animotosi? Erano sostanzialmente delle motorette antropomorfe. Era bellissimo le cose che si inventavano, anche i Roteò. Ora non mi ricordo cosa fosse il Roteò. Voglio dire, avevamo i Puzzones, no? Come giocattoli, che erano dei, diciamo,
bambolotti che avevano odori schifosi dentro in bocca, no? Quindi pensate un po' che bei tempi. Bene, questi motorosi erano delle motorette con le sembianze umane, antropomorfe. E nel film, che appunto trovate nelle merendine, sostanzialmente voi finivate, eravate due, una coppia di bambini, tra l'altro uno molto fissato con le moto, anche se avrà avuto 5-7 anni, va bene, era lì che magheggiava le moto, fratello e sorella che comprate un giocattolo, girate troppo delle chiavette, cosa incredibile, e finite in questo mondo dove ci sono queste motorette antropomorfe, mezze uomini, mezze motorette. E la cosa, ora che ci penso, è anche un po' creepy. La sorella finiva tra le motorette cattive, teletrasportata in seguito a questo giochino, mentre il bambinello finiva tra le motorette buone e c'era bisogno di andare a recuperare la sorella, a fare una gara. Mi ricordo che la cosa peggiore che potevi dire alle motorette rivali era biciclettina. Contro uno, siete proprio delle biciclettine, ma ci rivedremo! Scarburozzi! E il video era sostanzialmente, il videogioco, scusatemi, era praticamente questo mattone fatto di minigiochi completamente privi di senso, nella quale appunto si andava a rivivere la fantastica emozione del film con il protagonista che era questo motoretto rosso. Avevo anche il giocattolo in plastica di questo motoretto e si andava insomma a vivere queste fantastiche avventure. Erano tutti così i giochi, ne ho tanti, una marea, perché io di cereali e di merendine ne consumavo come tutti i bambini nel 2005-2006 ed sono veramente delle pietre miliari incredibili. Io francamente credo che lancerò una petizione su change.org dove chiedo a gran voce di rimettere i minigiochetti, i giochetti stupidi nei cereali. O meno fatelo, perché secondo me guadagnereste un sacco di soldi. O i giochetti stupidi inventati da voi o da case di secondo livello, oppure le demo. Io voglio la demo di Cyberpunk 2077 nei cereali e la voglio adesso.